pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti. Prima di introdurci nell'atto penitenziale di questa solenne celebrazione eucaristica nella quale commemoriamo il venerabile padre Giuseppe Pico, permettetemi un saluto telegrafico a tutti voi qui presenti, tutti i devoti del venerabile. Abbiamo anche la presenza del nostro signor sindaco Gianluca e desidero veramente anche ringraziare colui che quest'anno presiede questa Santa Messa, è il nostro gozzanese doc, Don Riccardo. E l'anno scorso la Messa l'aveva presieduta l'alto sacerdote Novello, Don Manuel Spadaccini, lui aveva presieduto la Messa Santuario della Bocciola, giustamente di diritto tocca a te. Quindi ti ringrazio, caro Don Riccardo, preghiamo in questa Messa per intercessione del venerabile padre Giuseppe Pico di ottenere sempre delle sante vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Tra l'altro, attenti bene, la pianeta color verde che indossa era stata inaugurata e benedetta negli anni 50, proprio commemorando il venerabile, dall'allora vescovo di Novara, Monsignor Gilla Vincenzo Gremini, pensate un po', abbiamo una reliquia quasi che ci ricorda la venerazione che il vescovo aveva, come anche tutti i vescovi e successori, per padre Pico. Permettetemi che abbiamo ad applicare l'intenzione di questa Santa Messa per tutti i defunti devoti di padre Pico e tra i devoti il cardinale compianto Monsignore Renato Corti, che ci ha lasciato, era sempre presente tutti gli anni a questa commemorazione. Bene, vogliamo vivere intensamente questa Santa Messa e mettendo anche le nostre personali intenzioni di preghiera. Allora, con questi sentimenti nel cuore vogliamo arrivare all'altare del Signore, riconoscendo con umiltà i nostri peccati e invocando con fiducia la sua misericordia. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molti peccati, pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per te, ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe di bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fiatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. Farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Permettetemi innanzitutto un ringraziamento, è un ringraziamento di cuore a Don Enzo, che qualche settimana fa mi ha chiesto di partecipare e di presiedere questa bella celebrazione nella quale commemoriamo il nostro venerabile Padre Pio. E poi davvero un caro saluto a tutti voi, signor Sindaco, le autorità e a tutti i fedeli devoti di Padre Pio, di Gozzano e di Nord. E allora, iniziando questi pensieri che ho cercato un po' di raccogliere per questa celebrazione, mi sembra, potremmo dire, provvidenziale la prima lettura che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato un passo tratto dal libro del profeta Geremia. E questo brano ci parla del profeta, e in modo particolare ci parla di questo sfogo che il profeta fa. Arrivato a un certo punto della sua vita, della sua esistenza, quasi si lamenta, proprio perché la sua predicazione molto spesso è stata osteggiata anche dai suoi contemporanei, molto spesso è stata motivo di derisione, tanti si sono presi in gioco di lui. E allora Geremia a un certo punto è stanco e quasi vorrebbe dare le dimissioni. Dice addirittura: «Non penserò più a lui», in riferimento al Signore, «non parlerò più nel suo nome». Ma poi subito dopo dice: «Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo, perché la presenza di Dio nel cuore di Geremia era troppo forte». E dunque il profeta non poteva fare a meno di annunciarlo, di parlare di lui, di portare quel fuoco ardente al mondo intero. E penso che questo desiderio di Geremia, questo desiderio di portare il fuoco della parola di Dio nel mondo, sia sempre stato quel desiderio che ha animato tutta la vita del venerabile, fin dal giorno della sua ordinazione, avvenuta proprio l'8 aprile del 1901, in quei 45 intensi anni di ministero sacerdotale, conclusi poi qui a Gozzano, il 31 agosto del 1946. E allora potremmo dire davvero tantissime cose sul venerabile Padre Pio, potremmo dire tantissime cose su quest'uomo che è davvero una pietra preziosa della storia della nostra Gozzano. E allora io vorrei con voi pensare a tre luci che illuminano la figura di Padre Pio. E la prima luce è quel suo amore per l'altare. Forse potrebbe sembrare un po' un linguaggio d'altri tempi, un
un linguaggio un po' desueto, ma io voglio usare questo, il suo amore per l'altare. E penso che questo amore di Padre Picco per l'altare lo possiamo in un certo qual modo vedere tutti noi, osservando un'immagine divenuta ormai famosa, che è l'immagine che ritrae la prima messa di un sacerdote gozzanese, Monsignor Giuliano Ruga, celebrata proprio in questa basilica, la domenica 26 maggio del 1940. E in questa immagine troviamo il venerabile Padre Picco in veste di subdiacono, proprio inginocchiato qui, ai piedi dell'imponente e meraviglioso altare maggiore. E in questa immagine vi invito a riflettere sullo sguardo, sugli occhi di Padre Picco, quegli occhi fissi e rivolti proprio a quell'ostia così solennemente innalzata durante la celebrazione. E penso che questo sguardo, penso che questi occhi siano per noi esempio e insegnamento. Esempio, perché davvero ci fanno vedere, e l'abbiamo ricordato anche poco prima della messa, ci fanno vedere quanto Padre Picco fosse realmente e pienamente immerso nel mistero eucaristico, quanto Padre Picco fosse pienamente consapevole di ciò che avveniva, che avviene sull'altare, di quel sacrificio di Cristo che si rinnova in ogni messa. Pensate che cosa grande! E Padre Picco la conosceva bene, e Padre Picco ne era pienamente consapevole. E poi esempio e insegnamento, perché credo che questi occhi, questo suo porsi di fronte a Nostro Signore sull'altare ci dicano anche l'atteggiamento che dobbiamo avere di fronte a Dio, quell'atteggiamento di profonda umiltà, di fiducioso abbandono, di fiduciosa consegna, unendo davvero in quell'ostia, in quel calice, tutte le necessità materiali, spirituali del nostro cuore e della nostra vita. Dunque l'amore per l'altare, ricordiamolo bene questo, perché penso sia davvero il fondamento di tutta la vita del venerabile. E poi la seconda luce che penso illumini la sua figura sia proprio la vita di preghiera, la vita contemplativa. Di Padre Picco conosciamo bene le tante opere realizzate, conosciamo bene il suo apostolato, conosciamo bene la sua premura per i poveri, per i bisognosi. Magari alcuni di noi se lo ricordano in prima persona. Ma tutto questo apostolato non sarebbe stato in piedi se non fosse stato fondato su una salda vita spirituale, su un'intensa e profonda vita contemplativa. Padre Picco innanzitutto faceva questo, e questa è la testimonianza vivente delle tante preghiere, dei tanti rosari che alcuni di noi ancora si ricordano che il padre recitava anche girando per il paese, andando verso Bolzano, verso Ameno. Quella corona era davvero l'arma vincente della sua vita. Vedete, ci sembra forse scontato, ma tante volte anche nella Chiesa ci si prende troppo in organizzare mille cose, fare mille cose, pranzi, cene, per carità, sono tutte cose giuste. Ma Padre Picco ci insegna che anche un fruttuoso apostolato va fondato sulla preghiera. E allora penso a un fatterello che riguarda un'altra grande santa, che è Madre Teresa di Calcutta, che bene o male tutti noi conosciamo. Quando un giovane sacerdote, siamo negli anni del 68, anni anche un po' complessi, va da Madre Teresa, e le opere di Madre Teresa le conosciamo bene, soprattutto il suo amore per i poveri, la sua cura, la sua attenzione, il suo intenso e forte lavoro per i bisognosi. Ecco, questo giovane sacerdote dice: Madre, a me sembra di fare troppo poco per i poveri nella carità. E Madre Teresa fa a lui una domanda spiazzante,
gli dice: ma tu quanto preghi? Perché senza la preghiera si è troppo poveri per aiutare i poveri. E penso che anche noi, se oggi chiedessimo a Padre Pico, anche noi sacerdoti, forse un giudizio, un parere sulla nostra vita pastorale, sul nostro apostolato, anche lui ci farebbe questa domanda: ma tu quanto preghi? Quanto affidi al Signore la tua vita sacerdotale, la tua vita matrimoniale, la tua vita personale? Quanto fondi ogni tua azione sulla preghiera, sulla contemplazione, sul rapporto vivo, autentico e personale con Dio? Penso anche per noi, davvero, per me innanzitutto, facessimo 2 volte all'anno quello che Padre Pico faceva tutti i giorni, allora anche il nostro apostolato sarebbe certamente diverso. E poi la terza luce è l'azione pastorale, è l'apostolato di Padre Pico. Vedete, la parola di Dio è parola viva, vera ed attuale. E i santi scrivono questa parola di Dio in quello che fanno, nelle sue azioni, nel loro predicare. Ecco, i santi sono il Vangelo che vive nella storia, e Padre Pico è stato questo. E penso soprattutto al suo amore per le anime che si dava nella confessione, le tante confessioni che forse molti suoi contemporanei definiscono un po' troppo brevi, un po' troppo sbrigative. Mi raccontava sempre il mio nonno che in occasione della Pasqua c'erano 2 confessionali, 2 confessori qui in Basilica. C'era il prevosto, il Monsignor Rogate, e poi veniva anche il Padre Pico. Però c'era la coda fuori dal confessionale del Padre Pico, e certo questo non rendeva molto felice il prevosto, ma questo è comprensibile pensando anche un po' a quegli uomini in quel tempo. E pensiamo all'intensa attività di Padre Pico, specialmente nel santuario di San Chiaffredo a Crissolo, e poi le notti trascorse in confessionale al santuario della Madonna della Guardia a Genova. L'amore per le anime, e poi questo amore per le anime dato pienamente e concretamente nella sua attenzione per i poveri, nel suo amore per i poveri e nel suo amore per i malati e per i sofferenti. Penso che sia davvero questa quasi una vocazione nella vocazione, che Padre Pico ha veramente realizzato nella forma più bella, nella forma più alta, accompagnando con quell'atteggiamento di serena e fiduciosa speranza fino all'ultima ora della vita. E anche qui mi piace ricordare un fatterello, che mi hanno sempre raccontato le mie zie e che tra l'altro con piacere vedo che sono anche qui oggi presenti. In modo particolare la mia zia Angela, che raccontava delle numerose visite del Padre Pico alla nonna quando era malata. E anche in queste ore, in questi momenti, il medico era ben consapevole che alla nonna non restava molto tempo. Tutti erano consapevoli di questo, e anche il Padre Pico. Ma quando la nonna si rivolge a lui e dice: Padre Pico, dice che guarirò? Lui rispose: perché no? E allora mi piace ricordare anche questa speranza fiduciosa che veniva data anche ai morenti e che li aiutava con la forza, col sostegno della fede, a vivere e attraversare queste ultime ore del grande viaggio della vita. Questo era il nostro Padre Pico, e così lo vogliamo ricordare. Vedete, i santi, Padre Pico, anche se non è ancora santo, lo è già forse per il nostro cuore, hanno tracciato un segno profondo nella nostra vita e nella vita delle nostre comunità parrocchiali, di Gozzano, di Nole, ma di tantissime parrocchie del Medio-Alto Novarese, nelle quali Padre Pico ha svolto il suo ministero. Santi che, come dicevamo prima, diventano il Vangelo vissuto nel tempo e nella storia. E santi che con il loro esempio ci hanno consegnato una memoria viva
di una fede vissuta e celebrata, e questo anche attraverso la fede vissuta e celebrata dei nostri padri che giunge fino a qui, fino a noi, ora, oggi. Ma questo ci dà anche un incarico importante, l'incarico di custodire questa memoria e di viverla e trasmetterla a chi verrà dopo di noi. Penso che lo possiamo fare con due atteggiamenti fondamentali. Il primo è quello della costanza e il secondo è quello dell'entusiasmo. Siamo chiamati con costanza a custodire nel nostro cuore la memoria di Padre Picco e con entusiasmo siamo chiamati a consegnarla, a trasmetterla a chi verrà dopo di noi. Non vorremmo che questa memoria vada perduta. Non vorremmo che il ricordo di Padre Picco sia soltanto un ricordo, ma vogliamo profondamente che questa memoria, che questo ricordo continui a Gozzano, continui nelle generazioni future, continui nei cuori di chi verrà dopo di noi. E allora permettetemi di concludere con un sogno che porto nel cuore. Ci pensavo l'altra sera guardando la nostra bella basilica qui sulla sommità del colle e pensavo a questo: come sarebbe bello quando guardiamo la nostra chiesa, magari in una bella e serena notte, cui le stelle fanno da cornice, leggere in quelle stelle le tante figure di santi che hanno costruito pietra su pietra la nostra comunità di Gozzano. Penso come sarebbe bello vedere in quelle stelle risplendere la luce di San Giulio, di San Giuliano, di San Gaudenzio, di tutti i santi della Chiesa universale e particolare. E come sarebbe bello che tra quelle stelle ne splendesse una nuova, di una luce nuova, che è la luce del venerabile Padre Picco, quando, a Dio piacendo, e non conosciamo né il giorno né l'ora, ma lo speriamo vivamente, potrà risplendere nella grande schiera dei santi della nostra Chiesa novarese. Sia questo il nostro sogno, sia questo il desiderio che ogni giorno portiamo nel cuore, di vedere Padre Picco insieme ai nostri santi Giulio e Giuliano risplendere nel cielo della nostra Gozzano. Chiediamo davvero questa grazia al Padre. Affidiamoci a Lui, affidiamoci già fin d'ora alla potente intercessione dei nostri santi patroni e del venerabile Padre Picco, perché davvero la sua luce possa risplendere come fiaccola nella Chiesa di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza. Per mezzo di lui tutte le cose sono state.
Eleviamo la nostra preghiera al Padre e ad ogni invocazione diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu ci inviti a non conformarci alla mentalità di questo mondo e a seguirti abbracciando la nostra croce. Aiutaci ad accettare la tua volontà in ogni circostanza della vita, anche se è dolorosa e non risponde alle nostre aspettative. Preghiamo. Signore, che hai donato al venerabile Padre Picco il carisma della consolazione per molti anziani ammalati, fa che non manchino affetto, aiuto e sostegno a tutti coloro che vivono il momento della sofferenza e della debolezza. Benedici e sostieni il centro anziani, di cui ricordiamo in questi giorni il 15° anniversario di apertura, perché anche in questo tempo di forzato isolamento sia espressione di carità evangelica per tutti gli ospiti. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per la Chiesa e per tutti i sacerdoti. Fa che ascoltino le voci e le aspirazioni di tanti fratelli in difficoltà e con il tuo aiuto e sull'esempio del venerabile Padre Picco trovino nuove formule e rinnovato ardore per soccorrere generosamente i più deboli, portando a tutti consolazione e speranza. Preghiamo. Signore, resta al nostro fianco in questo tempo di incertezze e di dolore, perché possiamo fare esperienza della tua pace. Concedi ai governanti lungimiranza e impegno per agire con sollecitudine per il bene delle persone che sono chiamate a servire. Dona loro saggezza per investire in situazioni a lungo termine, capaci di prevenire e arginare future epidemie. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per tutte le comunità toccate dal ministero del venerabile Padre Picco. Fa che si sostengano a vicenda nella devozione al caro Padre, mantengano viva la memoria e la riconoscenza per il bene da lui compiuto e si impegnino a imitarne le virtù. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi con la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen.
salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna, e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Amen.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, con San Giuliano, nostro patrono, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona a Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio, il Collegio Episcopale, tutto il clero ed il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato oggi alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. In particolare ti preghiamo per i devoti di Padre Pico che già contemplano il tuo volto. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Bene, questo momento dopo la Santa Comunione è un momento sempre prezioso perché dobbiamo dire grande grazie di cuore al Padre perché attraverso lo Spirito Santo ci ha donato Gesù e gratuitamente Lui ci ha nutriti alla mensa della Sua parola, del Suo corpo, del Suo sangue. Questa parola che è stata attraverso l'omelia molto illuminante, dieci lode, come sono solito dire davvero a Don Riccardo, perché ha fatto una bella carrellata sulla vita, con citazioni, esempi, e poi questo suo innamoramento, ma per noi sacerdoti il primato è essere ministri dell'altare, devoti all'Eucarestia. Ma oltre all'Eucarestia, Padre Pico era innamorato della Madonna. Per me è anche una responsabilità vivere in canonica di fronte alla cameretta dove è morto il venerabile. Nel cortile recito tutti i giorni il rosario, penso anche il Padre Pico, tante volte ho il pane raffermo, secco, e dico, Padre Pico mangiava il pane che aveva 10 o 15 giorni, anche un mese. E allora la sua devozione alla Madonna, vogliamo recitare un'Ave Maria, perché la mamma del cielo è regina degli angeli e dei santi, che ci conduca sempre a seguire Gesù. E nell'Ave Maria portiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera. Ecco, vorrei, ho già salutato all'inizio tutti voi, devoti del Venerabile, gli amici di Nole, vorrei che portaste ancora un saluto affettuoso al vostro parroco Don Antonio, che rappresenta tutti gli anni, ma quest'anno a causa della pandemia è assente. Vi raccomando, poi ritirate il volumetto, tutti, ecco, portatene uno personalmente al parroco di Nole, Don Antonio. Bene, allora alzandoci in piedi vi invito a guardare la vostra sinistra, la statua lignea della Madonna, diciamo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, prega per noi. Facciamo un piccolo intervento anche di Padre Lorenzo. Volevo solo dirvi che questa Santa Messa noi sacerdoti l'abbiamo dedicata ai devoti di Padre Pico defunti. Abbiamo proprio pensato in sacrestia per chi dedichiamo questa Messa. E tante persone che conoscevamo, adesso non possiamo ricordare tutti, no? Però tante persone che abbiamo riconosciuto, che sono mancati in questi ultimi anni, così questa Santa Messa l'abbiamo dedicata ai devoti di Padre Pico defunti. Ecco, vi ricordo domani mattina, 31 agosto, è proprio il giorno commemorativo della morte, alle 9:30 puntuali, l'inizio della messa presso la chiesa dell'Assunta, il cimitero. Poi seguirà la benedizione, sempre che Padre Lorenzo con grande fede e gratuitamente ci dà, in onore del Venerabile. Bene, buona serata a tutti, arrivederci. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla Tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel Tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.